Buongiorno a tutti! Vediamo se ce la faccio a girare questo Disney Talk, che è la terza volta tipo che mi metto dopo la videocamera. Ha deciso così deliberatamente di cancellare i file di ieri. Sì. Ma comunque... Sigla! Salve a tutti cari youtuberini, mi fa piacere ritrovarvi così presto, spero che questo sia un buon indicatore del ritmo che dovrei prendere. Vi ringrazio anche per tutti i commenti sotto lo scorso video, quello di giustificazione, di spiegazione comunque del perché sono sparita così a lungo. Sappiate che non sto rispondendo ai commenti perché stanno emergendo una valangata di domande da chi più da chi meno e quindi penso che farò un vlogino a breve, tipo dopo questo video. Sì. Comunque, voci famose. Perché parlo di voci famose e non di personaggi famosi nei Disney? Perché c'è una vaga distinzione da fare già a inizio video. Premettiamo che mi concentrerò sul panorama italiano. Per un semplice motivo, ci ho messo già 6 ore a recuperare il materiale per quell'italiano, figuriamoci, per recuperarlo quello della scena internazionale è un casino. Anche perché verrebbe un video da 7 ore, non mi pare il caso, già così verrà uno infinito. Ergo per cui si fa qualche citazione, ma giusto appena, e inoltre ci terrei anche a specificare che dividerò le voci in 2 sezioni, ovvero i personaggi effettivamente famosi che hanno preso parte ai Disney, sarà più che altro magari un elenco, giusto per farvi rendere conto anche di alcune particolarità emerse nella mia ricerca, e delle voci che tutti sanno, che tutti le conoscono, sanno che l'hanno già sentite, ma che magari non riescono ad associare, a correlare alla stessa persona. Partiamo da un po' di introduzione a livello storico. Il doppiaggio è una tecnica, una scelta cinematografica che si è voluta adottare a partire da fine anni, da proprio l'introduzione del sonoro. Si è preferita ai sottotitoli per il semplice fatto che è più diretta, ovviamente. E le scuole di doppiaggio sono andate a svilupparsi a partire dagli anni 30. In particolare si sono concentrate nella zona di Roma, Cinecittà, e ovviamente il fulcro della cinematografia italiana, ma anche con delle scuole a Milano e in altre, diciamo, delle scuole minori in altre città italiane. Per un approfondimento un po' sul mondo del doppiaggio, che in realtà non bada tutte queste specifiche, vi rimando al Disney Fail su doppiaggio e doppiatori, che aveva già delle mie opinioni a riguardo. I doppiatori si sono abbastanza alternati, avvicendati anche a seconda delle famiglie. Abbiamo delle intere famiglie che di tradizione sono correlate appunto al doppiaggio. Per fare un esempio banale, Luca Ward ha fratelli, genitori e figli impegnati nel doppiaggio ed è lui stesso un doppiatore. Anche per questo motivo si parla di varie generazioni del doppiaggio, sia per un'eredità a livello artistico che di un'eredità materiale, proprio di passaggio di testimone da generazione a generazione all'interno della stessa famiglia. Oltre a questi rinomati doppiatori, queste famiglie e generazioni di doppiatori, è stata un'abitudine storica avere degli ospiti magari rinomati all'interno dei Disney in particolar modo. Una volta un po' meno, negli ultimi diciamo 20-30 anni già molto di più, perché è cambiata un po' l'industria dello spettacolo. Abbiamo un esempio a livello internazionale storico di rilievo e che ci terrei a sottolineare. Walt Disney ha infatti, lo stesso Walt Disney in persona, ha prestato voce a Topolino dall'avvio del sonoro fino a poi al 47, riprendendo poi la voce per un breve periodo dal 55 al 59. Quindi Walt Disney è stato il personaggio di punta della Walt Disney Company anche a livello vocale. A parte questo, ci sono alcune voci storiche che hanno caratterizzato, non tanto a livello di personaggi famosi, ma quanto proprio a livello di voce, che hanno caratterizzato tanti personaggi e che sono diventate delle icone dei personaggi, dell'interpretazione attoriale vocalica. Iniziamo con Tina Lattanzi. Tina Lattanzi era un'attrice, ma ha anche prestato voce a tante delle villain dei maggiori Disney, diciamo, dei primi anni. Abbiamo infatti una sua interpretazione con Malefica, con il primo doppiaggio di Grimilde,
con la regina di cuori, Lady Tremaine, e anche di Gilda, il primo doppiaggio di Gilda, più vari altri personaggi secondari. Inoltre era un personaggio affermato che nel mondo dello spettacolo e del teatro. Cosa si può dire di Giuseppe Rinaldi? Giuseppe Rinaldi ha interpretato il principe di Cenerentola, Giannicaro. Sì, ho gli appunti qui perché altrimenti non mi ricordo le cose. Dicevo Giannicaro nel primo doppiaggio sempre, poi Pongo, il principe della foresta di Bambi. Si è occupato in anni più recenti del ridoppiaggio di Hook in Peter Pan ed è stato anche Dalben in Taro nella pentola magica, quindi è una voce ricorrente anche lui. Idem si può dire di Wanda Tettoni, che invece si è occupata di tantissimi personaggi secondari, oppure di Carlo Romano. Carlo Romano è la voce storica del cappellaio matto, del grillo parlante, dello sceriffo di Nottingham e del re di Cenerentola, più vari altri. Quindi pensate, associate questi personaggi tutte alla stessa persona. Sempre nella stessa logica abbiamo Stefano Sibaldi, che si è occupato di doppiare il Granduca Monocolao Biagio, Hook nella versione originale, la primissima, Timoteo in Dumbo e lo Stregatto. Quindi questi sono la stessa persona. Dello Stregatto e di Timoteo si riesce già a intuire parecchio, mentre invece magari non si associa così spontaneamente agli altri personaggi. E lo stesso si può dire di una figura storica che non posso non citare perché io la conoscevo già da prima ed è penso una delle più rappresentative in questo mondo, ovvero Lidia Simoneschi. Lidia Simoneschi è il dulcis in fondo di questo quadro storico, ha avuto una carriera sia a livello di doppiaggio che teatrale, cinematografica, doppiata tantissimo, ha interpretato parecchio, è stato un personaggio che ha ricevuto delle onorificenze alla Repubblica ed è stata, appunto nel contesto disneyano italiano, la voce della madre di Bambi, la voce della fata Turchina, della fata Flora nella Bella Addormentata, è stata Nilla nella Carica dei 101, è stata Maga Magò, cioè, è stata Lady Cocca, la fata Smemorina nel ridoppiaggio, ovvero tutta una serie di personaggi che uno magari farebbe fatica di nuovo ad associare alla stessa persona, ma è stata una vastità di interpretazione che, insomma, merita parecchio, più altri personaggi secondari, ovviamente, come al solito. Ok, in questo contesto di doppiatori molto affermati, molto presenti anche sulla scena dei cartoni, oltre che del cinema, c'erano anche alcuni inserimenti di voci famose, di personaggi famosi. Abbiamo il quartetto Cetra che ha presenziato in svariate delle canzoni tra gli anni 40 e 50 nelle colonne sonore della Disney. Abbiamo Alberto Sordi che oltre ad essere uno storico doppiatore per quanto concerne i film di Stanlio e Ollio, ovviamente l'interprete ufficiale delle voci, ha anche partecipato come narratore in diversi corti della Disney, in particolare La balena all'opera di musica maestra, adesso il titolo esatto mi sfugge, comunque avete capito quello a cui mi riferisco. Poi abbiamo Oreste Leonello. Oreste Leonello è uno dei cabarettisti, uno dei comici, degli interpreti dello spettacolo del varietà più presente nella televisione italiana dalla sua creazione, oltre che ovviamente grande attore di teatro e grande interprete anche nel cinema. Oreste Leonello è stata infatti anche una voce molto famosa, molto presente nei Disney. Ha interpretato un paio di personaggi secondari nella Carica dei 101, ha interpretato l'avvocato e Groviera negli Aristogatti, nello stesso doppiaggio, entrambi, notiamo. Ha fatto il ridoppiaggio del Granduca Monocolao, oltre che anche uno degli avvoltoi nel Libro della Giungla. Tra i non Disney, tra l'altro, si annovera come sua voce il personaggio di Zeta la formica e anche di Asterix nel film Asterix il Gallico e mi pare Asterix e Cleopatra. Quindi una voce molto molto presente, tra l'altro ha doppiato parecchio anche Woody Allen. Era appunto un personaggio rinomato nel mondo dello spettacolo. Ci sono anche delle false attribuzioni, nel senso si è vociferato per un periodo che Fabrizio De André fosse la voce del Cantagallo di Robin Hood. Non è effettivamente così perché in realtà è Gianni Mazzocchi ad averne interpretato la voce. Sì, lo stile è quello, la tonalità più o meno è quella, però diamo il merito al merito, è Gianni Mazzocchi, non Fabrizio De André.
Bene, dopo questa obbligatoria premessa storica, diciamo che l'ingerenza di personaggi famosi non è stata così esagerata, così pronunciata nel primo dopoguerra. Cioè, ci sono state alcune presenze saltuarie, come dicevo anche prima, cosa si è andata più sviluppare negli ultimi 30 anni, in particolare con i primi ridoppiaggi in videocassetta e con l'età d'oro della Disney negli anni 90. Partiamo con alcune presenze che in teoria si dovrebbero riconoscere. Nel ridoppiaggio di Lilo e il Vagabondo ci sono due personaggi famosi che hanno prestato la voce rispettivamente a Whiskey e a Biagio, ovvero Marco Columbro e, nei panni di Biagio, anche se magari qualcuno non lo sa, Claudio Amendola. Ambi personaggi, attori presenti nel mondo dello spettacolo, presentatori, oltre che attori veri e propri. Claudio Amendola è più attore che presentatore, mentre Columbro il viceversa. Hanno prestato queste voci nel ridoppiaggio, si sentono anche abbastanza. Poi abbiamo, anche qui, molto rinomato, Gigi Proietti nei panni del genio, come anche la voce di Vittorio Gassman nei panni di Mufasa del Re Leone e di Tullio Solenghi nei panni di Scar. Allora, queste tre voci sono tre interpreti anche di teatro molto molto rinomati. Parliamo di Gigi Proietti, che è un artista profondamente duttile, dedito al cabaret, al varietà e all'interpretazione comica, ma anche drammatica. Vittorio Gassman invece ha una grande voce, molto possente, abituata anche a leggere poesie, a interpretare monologhi, che quindi per un Mufasa molto profondo va da Dio. E Tullio Solenghi è una piacevole sorpresa anche a livello di cantato. Tullio Solenghi è diventato famoso, tra le altre cose, grazie al trio con Massimo Lopez e Anna Marchesini, dei quali avremo un paio di parole più avanti. Ci sarebbe da citare un altro personaggio famoso in questo contesto, ma ne parlerò più avanti. Andando avanti, andando verso, per dire, Pocahontas, abbiamo nei panni di Wiggins Piero Chiambretti, che appunto era negli anni di lancio all'epoca ed è, diciamo, un espressionista della satira italiana molto rinomato, che ultimamente ho sentito un po' meno, anche presentatore. C'è l'attore Rocco Girone nei panni di Powhatan e io questo non lo sapevo, l'ho scoperto molto piacevolmente, anche perché Rocco Girone è un grande interprete sia delle serie che della cinematografia italiana, che merita di sicuro una nota. Anche qui, un'altra voce famosa presente c'è, ma ne parliamo dopo. Poi passiamo al Gobbo di Notre Dame. Nel Gobbo di Notre Dame ci sono due voci di rilievo che sono Massimo Ranieri e Mietta, rispettivamente Quasimodo e Smeralda. Due grandi cantanti, due grandi espressioni che hanno reso perfettamente sia nella recitazione, perché comunque sono entrambi, soprattutto Massimo Ranieri, dediti anche al teatro, nell'interpretare questo cartone che è a metà tra il cartone e il musical, e ha avuto un estremo successo anche nella versione italiana, rendono beatamente tanto. Poi abbiamo Raoul Bova. Raoul Bova è stato sia Hercules da adulto che Bolt, e sì, non mi fa proprio impazzire come voce, diciamo che si adatta molto bene ai personaggi, perché parliamo di un attore che ha avuto un successo abbastanza consistente, soprattutto grazie magari a certe caratteristiche, e che quindi nei panni di un Hercules e di un Bolt può rendere parecchio. La parte cantata di Hercules da giovane è di Alex Baroni. Alex Baroni era un cantante molto famoso all'epoca, che purtroppo è venuto a mancare prematuramente a causa di un incidente. La sua presenza in Hercules è stata un marchio di riconoscimento anche a posteriori. Proseguendo sempre sull'onda di Hercules, abbiamo altre due voci molto, anzi sì, quattro voci molto rinomate. Abbiamo Gaspare Zuzzurro rispettivamente come Panico e Pena, quindi la coppia Pena e Panico è interpretata da questi due comici molto riconoscibili e molto molto adatti al contesto. Filottete invece è interpretato da Giancarlo Magali, che non mi aspettavo sapesse cantare in questa maniera, ed è stata una piacevole sorpresa. Comunque sapevo della sua presenza, quando mi sono resa conto di chi fosse ancora tempo fa, ero lì: ah, bel lavoro! E nei panni di Megara c'è Veronica Pivetti, a tratti non troppo troppo espressiva, probabilmente è più abituata alla recitazione
a fronte ogni tanto si nota, però ci sta uguale. Nell'ambito dello spettacolo, siccome ho parlato di Magalli, rimaniamo nell'ambito dei presentatori. Enrico Papi ha infatti prestato la voce a Mushu in Mulan, come penso quasi tutti ormai sappiano, solo nel primo però, perché nel secondo presta voce un altro, un doppiatore, e anche nelle comparse nelle serie TV. Sempre in Mulan, poi, facendo le ricerche l'altro giorno, ho avuto un flash, un personaggio che ho letto e che ho detto: no, no, dai, dai, non può essere la stessa persona, non è, può essere questa persona. Nei panni di Cenpo, infatti, c'è stato messo Vincenzo Mollica e io non l'ho mai riconosciuto. Va bene che è un giornalista rinomato, soprattutto nel mondo dello spettacolo, e non mi sarei mai aspettata di trovarlo lì. Non mi sono nemmeno mai resa conto di questa cosa. E ne sono rimasta profondamente sconvolta, ero lì, fissavo la pagina dicendo: soprattutto perché me lo immagino mentre cerca di calmare Yao con la sua canzoncina, e ora non mi immagino più Cempo, mi immagino Mollica e fa strano, parecchio strano. Però rende, cioè, per non essermene accorta, rende. Andiamo in epoche più recenti, passiamo alle Follie del Liberatore. Le Follie del Liberatore ci sono infatti anche qui alcune voci. Come sapete, Luca Bizzarri e Paolo Cacisoglu hanno interpretato rispettivamente Cusco e Kronk, e non servono commenti perché questo è uno dei Disney meglio resi anche in italiano, sia a livello di adattamento che di doppiaggio, quindi non serve commentare. Come non serve commentare anche la presenza di Anna Marchesini, citata prima, nei panni di Yzma, e anche qui è stata una piacevole sorpresa l'associazione tra attrice e voce. Strano è stato andare a scoprire la presenza di alcune voci, anche qui famose, nei Disney, ma quelli che hanno riscosso un po' meno successo, che però a me piacciono un sacco, ovvero Atlantis, il pianeta del tesoro. Atlantis, infatti, Molière è un personaggio a cui Claudio Bisio ha prestato voce. E io non ci sarei mai arrivata. L'ho visto tantissime volte e non l'ho mai associato. Sapevo già, ho fatto fatica ad associare la voce di Sid nell'era glaciale a Claudio Bisio. E quindi, chapeau. Chapeau e basta. Come anche non avevo capito che c'era una mongolfiera fuori dalla finestra. Sono rimasta veramente sconvolta. Comunque, non avevo mai capito che dietro a Ben, il pianeta del tesoro, ci fosse Maurizio Crozza. Cioè, già comunque, vabbè, Maurizio Crozza è un grande interprete della satira, della comicità, e ci sta da Dio con Ben. Per passare un po' rimanere sempre in ambito Disney, un po' meno di successo, in Chicken Little, Gabriele Cirilli, che adesso ha riscosso molto successo tramite un po' di programmi televisivi, ma era già famoso prima come comico e sempre interprete del varietà, interpreta il protagonista. E qui fare un appunto sulla voce internazionale, Zach Braff, ovvero l'interprete di JD in Scrubs. Io ho scoperto che era lui a dare voce a Chicken Little nella versione originale, lì, oh mio Dio, no, lo devo dire. Essendo un grande amante della serie TV, era un obbligo morale. E sempre nello stesso Disney c'è una cosa che mi ha profondamente turbato, ovvero nei panni del sindaco c'è Walter Veltroni. Non so come mi sento a riguardo. Andiamo avanti. Nella Principessa Ranocchia abbiamo anche qui due voci famose, una che come prima lasciamo in parte, penso che si sia capito di chi sto parlando, e una che è Luca Laurenti nei panni di Ray, carino, e è una bella resa sia parlata che cantata, sì, fonde particolarmente con il tipo di personaggio. Poi per proseguire in Rapunzel ci sono due voci note, ovvero Laura Chiatti, che è anche l'interprete sia parlata che cantata della protagonista, e che sulla cui voce mi sono già espressa nel video sui doppiaggi. Non mi piace la parte cantata, è quella parlata abbastanza. Diciamo, non mi fa particolarmente impazzire, ma non mi fa impazzire la scelta delle voci in generale nel film. Una cosa piacevole è stata scoprire che Uncino, uno dei briganti, Uncino,
quello che vorrebbe diventare pianista, vorrebbe essere un pianista, è Mario Biondi, ovvero un cantante vero e proprio presente sulla scena italiana. Non mi fa impazzire, però è una scelta carina. Dulcis in fondo, almeno per i Disney, perché sto lasciando in parte i Pixar, poi passiamo ai Pixar. Abbiamo Enrico Brignano nei panni di Olaf in Frozen. Sì, carina come idea. Pensavo rendesse un po' di più, però non mi dispiace. Mi piace di più come attore frontale Brignano, quando non degenera. È stata una sorpresa però trovare Massimo Lopez nei panni di Granpapà, perché io non me ne ero resa conto. E ciò dimostra anche come effettivamente probabilmente si adattasse al personaggio e si fondesse bene nell'adattamento. Poi vabbè, c'è Serena Occhieri nei panni di Elsa, che ho tenuto in fondo perché le attribuisco già caratteristiche di doppiatrice, anche se doppiatrice in realtà non sarebbe, è un'attrice sia della scena dello spettacolo che di musical. Quindi rende da Dio veramente, molto, molto d'impatto, anche come voce cantata. E ultimo ma non ultimo, nei panni di Baymax in Big Hero 6, Flavio Insinna. Piacevolissima scoperta, ci sta tantissimo, a me è piaciuto parecchio. Forse addirittura di più della versione inglese che ho sentito un paio di spezzoni. La preferisco. Andiamo verso i Pixar. Nei Pixar partiamo da Toy Story. Toy Story ha la presenza ovviamente fissa di Fabrizio Frizzi come Woody. Stranamente rende bene, non me lo sarei aspettato perché comunque Fabrizio Frizzi non è un attore vero e proprio, è un presentatore, però come Woody ci sta, e lo stesso Buzz Lightyear, però vabbè, nei panni di Buzz Lightyear c'è Massimo Dapporto che è effettivamente un attore, quindi è già più giustificato. E poi andiamo avanti, abbiamo negli Incredibili abbiamo Amanda Lear nei panni di Edna Mode, e Edna Mode bella lei, e Amanda Lear anche qui un chapeau perché rende tantissimo l'espressività del personaggio. E abbiamo lo stuolo di gente presente in Cars. Allora, Sabrina Ferilli nei panni di Sally. Non l'avrei mai detto, e a me Sabrina Ferilli non piace, però per non essermi accorta della sua voce all'interno di Cars vuol dire che almeno questa volta una cosa buona l'ha fatta. E c'è Alex Zanardi, che non mi aspettavo. Va bene che dà voce a Guido, quindi parla ogni volta di papa, però è lui che fa la vocina del piccolo aiutante blu di Luigi. La parte dei cronisti di Cars della gara abbiamo Gianfranco Mazzoni, che è cronista nella vita reale, e Ivan Capelli, che oltre ad essere diventato cronista è stato automobilista a sua volta. C'è un cameo di Michael Schumacher nei panni della Ferrari. Ed è molto simpatica questa cosa della presenza del mondo automobilistico, del mondo dello sport reale, in un cartone che parla di corse automobilistiche. Mi è piaciuto tantissimo questo parallelismo e le voci ci stanno. Abbiamo altre due voci famose in Up, ovvero Giancarlo Giannini, grande attore anche questo della scena italiana, e nei panni di Carl Fredricksen, il protagonista, e Marco Re nei panni di Doug, che non mi aspettavo, non l'ho riconosciuto anche in questo caso, ma Doug mi piace tantissimo come personaggio, soprattutto in italiano, quindi anche qui, good job. Sono poi quattro voci presenti in Toy Story 3, il più recente e quello più di successo della trilogia. C'è Fabio De Luigi nei panni di Ken, Claudia Gerini nei panni di Barbie, e a entrambi farei una menzione d'onore particolare perché mi sono piaciuti un sacco. C'è Gerry Scotti nei panni del telefono chiacchierone, è un po' forzato se devo dire, poi vabbè la voce è riconoscibilissima del presentatore, vabbè tanto per, stupida ambulanza. Mentre poi una voce che mi ha stupito, mi sono sorpresa a trovare in Toy Story 3 perché non me ero resa conto, è quella di Giorgio Faletti nei panni di Chuckles, il pagliaccio triste, felice, il pupazzo del pagliaccio in sostanza. E sì, vabbè, ha già fatto delle presenze a livello di recitazione Giorgio Faletti, però non avrei mai detto che fosse una voce esterna al mondo del doppiaggio, quindi bene, bravo. Beh, bravo. Era. Poi arriviamo a Brave, che è l'ultima ad avere delle voci rinomate all'interno. Oddio, non ho tenuto conto di Inside Out, però comunque. Brave
abbiamo Anna Mazzamauro, che probabilmente detta così non dice tanto a tutti in generale, a voi in generale, però chi è appassionato dei film di fantozzi di sicuro avrà un campanello che suona. È infatti un personaggio molto presente appunto nelle serie dedicate a fantozzi e che ha sviluppato la propria comicità a partire da esse, ed è la strega appunto in Brave. Ci è piaciuta tantissimo anche come interpretazione. In più c'è Lord McIntosh, che è interpretato da Enzo Iacchetti. Non male, potrebbe essere qualcosa meglio, però non male. Oddio, questo video sta diventando un parto, diventerà lunghissimo. Comunque questa è la parte dedicata appunto ai personaggi famosi che hanno prestato una tantum o magari due volte la propria voce nei Disney. Soltanto la prima parte di ciò di cui voglio effettivamente parlare. La seconda riguarda le voci più note all'interno tra i doppiatori stessi che si sono riconosciute nel tempo. Iniziamo da tre doppiatori che dovrebbero essere già particolarmente rinomati, ovvero Pino Insegno, Tonino Accolla e Luca Ward. Pino Insegno è stato presente all'interno della Disney come voce di John Smith in Pocahontas, Chick in Cars, narratore di Ratatouille, Louis nella Principessa e Ranocchio e i fratelli gemelli nei panni di Rapunzel. Ovviamente poi ha fatto anche tanti ruoli non Disney, tra cui uno tra tutti, Diego nell'Era Glaciale. Giusto per fare un elenco basilare. Una voce su cui mi sono già espressa nel video sui doppiaggi e che mi piace particolarmente. Oltre ad essere un attore partito come attore comico, ormai è doppiatore a tutti gli effetti, meritatamente. Ce la potrò fare a non impappinarmi. Tonino Accolla, scomparso anche lui prematuramente per motivi di salute, e a cui penso tutti si sia affezionati perché aveva una capacità interpretativa allucinante, ha interpretato tantissimi attori hollywoodiani, è stato la voce di Homer Simpson e in più ha prestato voce a Timon nel Re Leone, solo e soltanto nel Re Leone e non nelle serie abbinate. Oltre che ha prestato voce a Mike Wazowski in Monsters & Co. e a Mushu in Mulan 2, quindi vabbè sì, è stata una presenza un po' sporadica, però comunque c'è stato anche lui nei panni di Mushu. Lui voce che adoro, molto duttile e molto espressiva, soprattutto incline a interpretare personaggi un po' particolari, un po' schizzati, ci stava tantissimo. Poi c'è Luca Ward, anche su di lui mi sono espressa a sufficienza direi nel precedente video sui doppiaggi. Adoro la voce, è molto profonda, non mi piace particolarmente come attore, però direi che ci sta tantissimo come doppiatore, ha tradizione di famiglia all'interno delle scuole di doppiaggio, delle generazioni di doppiaggio, e sta lasciando anche in eredità ai figli. Ed è come personaggio all'interno della Disney, ha doppiato Scroop nel Pianeta del Tesoro, il dottor Facilier, mio Dio che resa, e nella Principessa Ranocchio, e più ha fatto uno stuolo di cose non per la Disney, per dire un ruolo tra tutti mi viene in mente il Gladiatore. Adesso poi andiamo a vedere alcuni nomi che di sicuro che non è detto che conosciate, ma che comunque hanno avuto un impatto nei vari personaggi della Disney, che soprattutto magari uno non associa ai personaggi chi vi andrò ad esporre. Partiamo da Vittorio Amendola, che ha anche lui la famiglia coinvolta nel doppiaggio, e la famiglia ancora coinvolta, lui mi pare sia venuto a mancare negli scorsi anni, ed ha interpretato Pippo nei due film per il cinema, e Lumière nella Bella e la Bestia, è stato lui, il cuoco lui nella Sirenetta, e poi anche Stinky Pete in Toy Story. Questi sono dei 4 personaggi chiave, ma poi ha dato voce anche a un sacco di personaggi collaterali. Poi abbiamo Franco Killemi è stato la voce di Radcliffe, parlata e cantata, la voce dell'arcidiacono nel Gobbo di Notre Dame, ed è storicamente, come non Disney, ha seguito la voce, il doppiaggio della voce del preside Skinner nei Simpson e di Vladimir in Anastasia.
associato tutte queste voci alla stessa persona. Abbiamo Massimiliano Alto. Massimiliano Alto è la voce di Aladdin, innanzitutto, poi è diventata la voce di Linguini in Ratatouille e il canto di Flynn Rider. Ma a parte questo, Massimiliano Alto è andato a interpretare anche uno suolo, oltre che di attori, anche di cartoni non Disney. Per dire, è stato Garret nella spada magica alla ricerca di Camelot, per chi l'ha visto, carino come cartone. È stato Mortino in Madagascar. E io lì ci sono un po' rimasta perché ho detto, ma seriamente? E in più è la voce storica di Ramma. Quindi sì, gli interpreti di Aladdin e Ramma sono la stessa persona. Mind blown. Massimiliano Alto penso sia anche uno dei più conosciuti nel pubblico, assieme anche a Roberto Pedicini. Roberto Pedicini è la voce di Febo nel Gobolino Tre Dama, è la voce di Pippo nelle serie TV, quindi Febo e Pippo uguali proprio. Hopper in A Bug's Life, oltre che la voce di Timon nei Re Leone 2 e 3 e nelle serie TV. Nelle serie TV ha anche interpretato tra l'altro il genio di Aladdin. Come non Disney è stata la voce di Megamind ed è la voce ufficiale del gatto Silvestro. Quindi legate a tutte queste cose e pensate alla duttilità interpretativa che può avere Roberto Pedicini, fa tanto di cappello, mio Dio, è spettacolare. È anche abbastanza, dovrebbe essere anche abbastanza significativa questa attribuzione, è la voce di Jim Carrey e di Kevin Spacey, tra gli altri attori. Poi abbiamo Massimo Corvo. Massimo Corvo è stata la voce della bestia nella Bella e la Bestia, molto molto profonda. È stato anche Steel in Balto, so che è un'associazione non Disney, ma ci tenevo perché sono, diciamo, una gamma abbastanza simile tra bestia e Steel. Poi è stato Lucius Best negli Incredibili, Shan Yu in Mulan, Bombo, il pesce istrice in Nemo, ma soprattutto Jafar. Quindi l'interprete della bestia e Jafar sono la stessa persona. Come non Disney, inoltre, ha doppiato Ruber nella spada magica alla ricerca di Camelot, ovvero il villain, e anche il protagonista di Porco Rosso per lo studio Ghibli. Inoltre, sempre Massimo Corvo è la voce di Sylvester Stallone, Jean Reno, di Lawrence Fishburne, che sarebbe altro che Morpheus in Matrix, per avere un riferimento, oltre che di Vin Diesel. Poco mi dicono. Ma stiamo parlando un po' troppo di uomini, parliamo anche di donne. Laura Boccanera. Laura Boccanera è una voce molto ricorrente, tra l'altro tra le più significative degli ultimi anni. E ha interpretato Belle nella Bella e la Bestia, è stata Nala, è stata Odette nell'Incantesimo del Lago, anche qui non Disney, Sally in Nightmare Before Christmas, la parte parlata, e un sacco di altri personaggi secondari. Come lavoro a livello di doppiaggio cinematografico, inoltre, dà voce a Jodie Foster, scusatemi se è poco, a Julia Roberts, idem come sopra, e a Helena Bonham Carter, mio Dio, soprattutto negli Harry Potter. Insieme a Laura Boccanera c'è il fratello Fabio Boccanera, che ha dato voce a un po' di personaggi Disney nella sua infanzia, ovvero è stato Tamburino da piccolo nel doppiaggio di Bambi del 68, Saetta in Robin Hood, mentre poi da adulto è stato la voce di Sitka in Coda Fratello Orso e per i non Disney la voce di Balto, oltre ad andare a rappresentare uno degli attori più forse legati nelle live action della Disney, ovvero Johnny Depp e mio Dio, bah. Vorrei fare una citazione di un doppiatore che più che altro, oltre ad essere la voce di Rex in Toy Story, non ha fatto tante altre contribuzioni a livello vocale, ovvero Carlo Valli, però è da citare perché si è occupato di dirigere il doppiaggio di quasi tutti i Disney Pixar, quasi tutti li ha fatti. Andando avanti con le voci note. Stefano Crescentini, anche lui dovrebbe essere un nome che vi suona qualche campanello, ha interpretato Kenai in Coda Fratello Orso, è stato Hercules da giovane, da piccolo ha interpretato Gianni nel doppiaggio dell'86 di Peter Pan,
Thomas in Pocahontas e più di recente Tadashi in Big Hero 6, più ha interpretato uno stuolo di attore anche qui, soprattutto nelle serie televisive. A livello di donne abbiamo ancora Liu Bosisio. Liu Bosisio è stata la Verne nel Gobbo di Notre Dame. Ellie è un personaggio secondario della palude nelle avventure di Bianca e Bernie. Ma soprattutto, oltre ad aver contribuito a un suolo di personaggi secondari nei Disney, è stata la voce di Marge Simpson e delle sorelle per 21-22 stagioni. Parlando sempre di voci molto rinomate nel cinema e nella TV, abbiamo Renato Mori. Renato Mori ha fatto un solo ruolo, ovvero John Silver nel Pianeta del Tesoro, ma è la voce ufficiale di Morgan Freeman, quindi è significativo probabilmente per questo motivo. Poi abbiamo una coppia di doppiatori molto interessante, ovvero Massimiliano Manfredi e Stella Musi. Sono sposati nella vita reale e inoltre hanno rispettivamente interpretato Milo e Kida in Atlantis. Massimiliano Manfredi, tra le altre cose, ha fatto Flick in A Bug's Life, Saetta McQueen in Cars e più è la voce ufficiale di Orlando Bloom e di altri attori. Mentre invece Stella Musi, oltre ad aver fatto appunto Kida, e è stata ultimamente Joya in Inside Out, oltre che la voce ufficiale di Akane in Ranma e Roxanne in Megamind. La voce ricorrente nei Disney è stato Adalberto Maria Merli, che ha interpretato Pacha nelle Follie dell'Imperatore, Sally in Monsters & Co. e Mr. Incredible negli Incredibili, più tutto uno stuolo di personaggi sia cinematografici che nei cartoni. Altra voce molto riconoscibile è quella di Domitilla D'Amico. D'Amico è stata la voce di Tiana nella Principessa Ranocchio, anche Colette in Ratatouille e ha prestato voce anche a uno dei protagonisti in Chicken Little. Ma è una voce che torna tantissimo nei film e nelle serie giapponesi, tra cui anche svariati Ghibli. Inoltre dà voce ad attrici del calibro di Scarlett Johansson, Kirsten Dunst ed Emma Stone. Fare un altro paio di ultime citazioni, giusto per non far durare veramente un'ora questo video, ovvero Renato Cecchetto, che oltre ad essere un noto speaker radiofonico, è un doppiatore in tutti gli attributi, è Ham in Toy Story, ovvero il malvagio dottor Prosciutto, è lo Yeti in Monsters & Co., T-Pulce, che gestisce il circo in A Bug's Life, è a capo dei Moonfish in Nemo, It's in Inside Out più recentemente. E per i non Disney è la voce di Shrek e, tra le altre cose, un noto e molto molto attivo direttore del doppiaggio. Ultima ma non ultima, voglio citare Melina Martello. Melina Martello in realtà va un po' più indietro nel tempo rispetto agli ultimi che ho citato. È stata la voce del ridoppiaggio di Biancaneve, nel 79, che è la voce di Bianca nelle avventure di Bianca e Bernie nel sequel, la voce di Duchessa negli Aristogatti, la voce di Falì in Mulan e di recente, ecco perché anche l'ho voluta citare adesso, la voce di Tristezza in Inside Out. Ha dato voce a uno stuolo di attrici passate, veramente se date un'occhiata al curriculum è una cosa immensa ed è molto molto apprezzabile. Tra parentesi, sto citando Inside Out, ma non l'ho ancora visto, quindi evitiamo spoiler, grazie. Ok, dopo tutto questo sciorinare di nomi, in realtà spero di non aver fatto solo confusione. Volevo solo fare un excursus sulle voci più note tra i doppiatori, oltre che alle voci veramente di personaggi famosi, che può essere una buona curiosità anche da sapere per voi. Una bella chiacchierata, secondo me la scelta di mettere dei personaggi famosi nei Disney non è del tutto sbagliata, basta che sia calibrata alla persona e a quello che deve andare a doppiare. Ovviamente c'è chi è più adatto a interpretare a livello vocalico un personaggio piuttosto di altri. Non è detto che uno, essendo infatti magari un bravo attore nella vita reale, riesca a dare anche una buona interpretazione a livello vocale, perché la recitazione fisica è un conto. La recitazione, l'interpretazione orale è tutt'altro, non a caso c'è una grande differenza, per dire, tra gli audio drama e le TV series, anche per quanto riguarda i maggiori trasmettitori di serie TV al mondo. Il problema si può avere anche con, ad esempio, una grande BBC UK, piuttosto che con appunto la Walt Disney. Non è da dare per scontato che un bravo attore sia anche un bravo doppiatore. Fortunatamente c'è chi ha entrambe le cose, ma beato lui, oppure c'è chi trova il ruolo adatto che riesce a interpretare bene.
In ogni caso non mi voglio dilungare troppo. E se volete lasciare la vostra opinione sul video o comunque su alcune voci, lasciatemi qualche commento qua sotto. Continuate pure a farmi domande, a scrivermi domande, che a breve, magari in settimana, valuterò quali scegliere e ovviamente poi vi risponderò in un blogino. Ciao!